È vero che lo Spirito Santo, che Gesù stesso, saranno con noi fino alla fine del mondo. Queste sono le parole di Gesù. Dio vede attraverso il tempo, Dio vede attraverso gli eventi, Dio ha profetizzato attraverso appunto i profeti, dei veggenti, dei santi, quello che noi avremmo patito successivamente. E il Signore parla a tutti noi e parla nel momento giusto, nel momento che serve a una persona o all'umanità intera. E molte volte quando magari noi diciamo cose, le diciamo per sentimento, le diciamo per intuizione o per nostra convinzione. Gesù poi conferma determinate intuizioni, determinate parole, determinate analisi dei tempi. Ecco, oggi voglio leggervi questo passo legato ai quaderni di Maria Valtorta, esattamente del 12 di settembre del 1944. È un passo che ho letto proprio ieri e mi è saltata subito all'occhio perché l'ho sentita viva, l'ho sentita molto presente. Non che gli altri racconti dell'Evangelo o dei quaderni di Maria Valtorta siano morti, assolutamente, sono vivi e parlano della vita di Gesù e parlano di Gesù e parlano con Gesù, però l'ho sentito particolarmente attuale anche rispetto ad alcune considerazioni che avevo fatto io precedentemente, quindi mi ci sono ritrovato parecchio e ve lo leggo subito. 12 settembre 1944, dice Gesù, la finale della visione potrebbe essere il dettato dato per tutti. E della visione sta parlando quella del giorno precedente, data a Maria Valtorta, che è legata al capitolo 335 dell'Opera Maggiore. Perché ora, come 20 secoli or sono, io dico a tutti quelle parole, ma troppi sono i farisei che non vogliono accoglierle. Il mondo va verso la sua pace, che non è la mia pace, perché la mia pace è di santità e giustizia. Quella del mondo di sopruso e corruzione. Orrendo, vero? Quello che è accaduto e accade. Vi richiamo ai miei primi dettati. Ho sempre detto che questa non era guerra di popoli, ma di Satana contro Dio. Una delle guerre preparatrici all'avvento dell'Anticristo, di cui ora sono i precursori. Ho sempre detto che Satana muoveva guerra agli spiriti attraverso gli orrori inflitti ai corpi. E che molti avrebbero ceduto perché gli spiriti degli uomini, non più nutriti di grazia e fede, sono debolissimi contro il male. Ho detto che i miei angeli, per il sacrificio dei buoni, avrebbero lottato per impedire una falciata generale da parte di demoni nella razza umana. Ho detto che, per caso particolare, degli italiani, che se non avessero saputo usare con rettezza della prima grazia e dopo aver adorato come Dio un men che idolo e averlo servito con servilismi da bruti, fossero passati ad usare i suoi stessi metodi crudeli, sarebbe scesa la punizione. Perché una grazia merita da parte dell'uomo uno sforzo verso la bontà e non verso la nequizia. E voi avete goduto, maledetto, odiato, siete divenuti dei Giuda, del vostro piccolo maestro e dei suoi più intimi. Ieri, solo ieri, proni come schiavi, oggi già pugni tesi e maldicenti, e ad unghie rapaci per carpire quello che ieri vi doleva vedere in possesso di altri. Ho detto che questa punizione sarebbe stata conoscere l'orrore in tutto il paese, un orrore che a pensarlo fra voi l'avreste creduto incubo di febbre. Lo vedete se era vero? Ma vi correggerete? I farisei, gli scribi, i sadducei del mio tempo toccavano con mano il frutto dei loro ripetuti peccati. Israele, avvilito, perseguitato, dominato, disperso, parlava con voce di pianto dicendo: ecco la punizione per non essere stati veri figli di Dio. Eppure nessuno dei dirigenti, rarissimo almeno alcuno fra i dirigenti, che si convertissero a me. Inviti e rampogne, dolcezza e severità, condiscendenza, intransigenza, sorrisi e mestizia, prontezza nel fare il miracolo o insensibilità davanti ad un loro desiderio di miracolo. Tutto ho usato per scuoterli e persuaderli.
ma non ho ottenuto che un loro più profondo, un loro completo mercimonio con Satana, sino a giungere a calpestare i profeti, negandomi di essere il Cristo, come i fatti dicevano confermando le profezie, e ad uccidere il Cristo, il Verbo di Dio. Ora succede la stessa cosa. Nel grande, nel piccolo, nel socialmente o individualmente, il 90% vive come i farisei di allora e agisce con gli stessi sistemi. Interesse, superbia, durezza di cuore, lussuria, avarizia, gola, tutti gli egoismi sono le basi della vostra vita e il codice delle vostre azioni. Non inorridite sulla durezza di Ismaele. Fate lo stesso voi pure con chi non vi serve più. La carità e la carità sono morte in voi. Non amate che voi stessi. Ma ora vi dico, la carità che non volete si riversa proprio su quelli che voi disprezzate, abbandonate, deridete dopo averli magari sfruttati. Sono quelli che non vivono per la carità e amando Dio più di loro stessi, amano voi più di se stessi. Vi amano come ama Dio, sovvenendovi nell'anima e nella materia. Voi non sapete nulla, non capite nulla, non vi chiedete nulla. Ma Dio sa, vede, comprende senza chiedere. Sa perché ancora su di voi è della superna pietà. Per essi, questi caritatevoli che mi amano e vi amano, e dell'amore fanno lo scopo della loro vita. Non per voi come voi, ma per fare cosa gradita a me. Lo sapete voi quante lacrime, quanti dolori, quante penitenze, quanti sacrifici sono il prezzo del vostro esistere? Credete d'avere la vita per la madre che vi ha generato e per il padre che vi ha dato il pane? Sì, se vi calcolate alla misura dei bruti. Per essi avete vita, ma la vita, la vera vita, vi dura per darvi tempo di convertirvi per opera di questi. E molti di voi non muoiono in eterno, perché questi eroi, a voi sconosciuti, mettendosi fra voi e Dio a braccia alzate, stornano i castighi divini e vi trasfondono un poco di quel sangue spirituale in voi, svenati dalle malattie morali, che circolano nel gran corpo mistico e che è sangue di grazia. Ma è attraverso il crivello del loro io sacrificato che filtra questo bene a voi malvagi. I punti importanti che io vedo in questo racconto, innanzitutto, è che il Signore conferma che la nostra lotta è una lotta tra Satana e Dio, non c'entra nulla la politica, non c'entra nulla la guerra, non c'entra nulla la malattia, non c'entra nulla il denaro. Qui c'è in ballo la salvezza dell'anima di ciascuno di noi. Infatti qui dice, vi richiamo i miei primi dettati, ho sempre detto che questa non era guerra di popoli, ma di Satana contro Dio, una delle guerre preparatrici all'avvento dell'Anticristo, di cui ora sono i precursori. E mai come ora possiamo confermare questa cosa, di questo gran disegno del nuovo ordine mondiale, del cambio di passo anche purtroppo della Chiesa stessa. Vediamo come il 2020 sia contrassegnato da cambiamenti epocali dal punto di vista umano, antropologico, sociale, politico, finanziario, religioso. 2020 sembra essere stato il momento di inizio del nuovo regno, che sarà quello dell'Anticristo, nel quale noi abbiamo visto come attraverso una pandemia si siano eliminati i diritti fondamentali come la libertà di parola. Vediamo come molti video vengano bannati e dei post cancellati. Vediamo come la religione cattolica, il cristianesimo sia stato duramente attaccato. Hanno chiuso le chiese, ci hanno fatto saltare la Pasqua, ce l'hanno fatta fare a casa davanti a un televisore. Ora il Natale vogliono festeggiare la vigilia alle 8 di sera, quindi la messa di mezzanotte salterà, perché anche la CEI è d'accordo su questa cosa. Vediamo come nell'acque santiere non ci sia più l'acqua santa, ma gel sanificanti, di come costringano a prendere la comunione in mano anche a chi l'ha sempre presa sulla lingua. Di come non ci si scambi più il segno della pace, di come per mesi hanno diviso le persone all'interno delle chiese, gli stessi familiari, di come abbiano perseguitato i sacerdoti. E qui si parla di nuovi farisei. I farisei, gli scribi e sadducei del mio tempo toccavano con mano il frutto dei loro ripetuti peccati. Ora succede la stessa cosa, dice Gesù. Nel grande, nel piccolo,
Socialmente o individualmente, il 90% vive come i farisei di allora e agisce con gli stessi sistemi. Interesse, superbia, durezza di cuore, lussuria, avarizia, gola, tutti gli egoismi sono le basi della vostra vita e il codice delle vostre azioni. Questo Gesù non lo dice soltanto a, infatti l'ha ripetuto, ai scribi e ai farisei del suo tempo. Fa questo parallelismo perché tuttora sta avvenendo questo, perché questi scribi e questi farisei stanno preparando l'avvento dell'Anticristo. Vediamo come si sia ridisegnata la vita di ciascuno di noi. Separano i familiari, non ci fanno vedere, non ci fanno muovere, non ci fanno compiere le azioni, stanno distruggendo l'economia. Parlano di Great Reset, parlano di far scomparire il denaro, introducendo solo moneta elettronica. Ci sono un sacco di cose che sono cambiate nell'arco di pochi mesi e tuttora stanno portando avanti questo piano scellerato. Fanno finta di cercare delle soluzioni. Però Gesù lo dice chiaramente. Lo dice chiaramente a ciascuno di noi, lo dice ai sacerdoti, lo dice ai cardinali, ai vescovi, al papa, lo dice a tutti, lo dice. Vi siete raffreddati, il 90% di voi vive in questo modo. Il 90%, forse anche di più. Ed è per questo che probabilmente nell'Apocalisse si parla dei 144.000, degli eletti, perché sono pochissimi quelli che si salveranno, sono pochissimi quelli che mantengono la rettitudine, sono pochissimi quelli che mantengono la fede, che hanno Cristo nel cuore, che sono disposti a combattere per la verità, sono disposti a perdere tutto, la faccia, la famiglia, la reputazione, sono disposti a perdere tantissime cose del loro vivere, pur di far brillare la luce di Gesù. Nell'Apocalisse di Giovanni si parla dei due terzi delle stelle che verranno trascinate, verranno precipitate sulla terra. Le stelle del firmamento sono i consacrati, sono i cristiani, sono quelli che verranno tirati giù dal demonio, dalla coda del dragone infernale, perché si sono accomodati con il mondo, hanno accettato le regole del mondo. La battaglia, e non mi stancherò mai di dirlo, è come Gesù dice, tra Satana e Dio. E già dall'inizio della creazione, è iniziata dalla ribellione di Lucifero, che fino a quando non verrà adorato come Dio, non smetterà di tormentare il mondo, di tentare il mondo. E l'Anticristo sarà la sua massima manifestazione, almeno sulla terra, per non parlare poi del suo ultimo scatenamento alla fine del mondo. Ma sulla terra ci sarà questa manifestazione di suo figlio, dell'Anticristo, che sarà un demone incarnato. Così come Dio ha mandato suo figlio Gesù a salvarci, lui manderà suo figlio a perderci. Noi dovremmo non attenderlo in maniera passiva, ma attenderlo in maniera attiva, attenderlo per contrastarlo, nel frattempo combattere e riunirci nella schiera degli eletti, nella schiera dei consacrati, nella schiera degli amanti, dei fedeli, di coloro che vogliono la giustizia, che vogliono che il regno di Dio si manifesti. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Recitiamo nel Padre nostro. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ricordiamoci che dobbiamo combattere da dentro la Chiesa, non da fuori. Le nostre armi sono le armi dell'armatura che San Paolo ci cita. Rivestitevi dell'armatura di Dio. Qual è l'armatura di Dio? L'armatura di Dio è sicuramente la preghiera e il digiuno, preghiera del Santo Rosario. Digiuno a pane e acqua il mercoledì e il venerdì, come la Madonna Medjugorje raccomanda, il ritorno ai sacramenti e le opere buone. Non dimentichiamoci che dobbiamo anche operare nel mondo con opere buone, con opere di amore, con opere di salvezza, con opere di testimonianza. Dobbiamo essere operai in questa vigna del Signore. Io vi ringrazio sempre tanto per il supporto, per l'enormità di messaggi che mi arrivano, di mail. Cerco sempre di rispondere a tutti. Vi chiedo scusa se non rispondo in tempi celeri, ma comunque vi leggo e non appena possibile cerco di dare le risposte che state cercando. Vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale, a seguirmi anche sul blog. Ci sono tutti i riferimenti social all'interno della descrizione di ogni video che faccio. Rimaniamo in contatto e che Dio ci benedica.